Sì, grazie, grazie Carmine per la linea. Poggio degli Ulivi in compagnia di Marco Perrotta. Poi parleremo anche delle ultime notizie di mercato, anche se non c'è praticamente nulla da aggiungere rispetto a quello che già i nostri telespettatori sanno. Marco Perrotta, allora si dice in questi casi, dopo la lunga sosta, che comincia un nuovo campionato. È solo un modo di dire, secondo te? No, secondo me non ci sono parole più giuste, perché è veramente così. Diciamo che dopo la prima parte di campionato le squadre un po' si rafforzano, comunque si cercano di mettere a posto le squadre che sono un po' più in difficoltà, quindi sicuramente sarà un altro campionato da battagliare su ogni campo e noi ce la metteremo tutta. Ecco Marco, si comincia con la Cremonese domenica ore 21, uno dei posticipi di questo turno, prima giornata del girone di ritorno. Cremonese al di sotto finora delle aspettative, voi invece siete stati finora la sorpresa del campionato. Ma diciamo che la Cremonese comunque è una squadra molto, molto organizzata, era partita comunque forte come noi e ha un buon organico, quindi non dobbiamo sottovalutarla, perché comunque è una squadra che può metterci veramente in difficoltà. Però noi d'altronde stiamo preparando la partita alla grande, abbiamo avuto molti giorni per farlo e quindi speriamo di arrivare pronti. Come vive invece il mercato Marco Perrotta? Così leggi i giornali, non i ci documenti. Penso. No, li leggo molto poco, non ci penso. Sto pensando alla Cremonese. Stai pensando alla Cremonese, come giusto che sia. Parliamo anche però del tuo rendimento, non per colpa tua, insomma, hai giocato poco quest'anno, o probabilmente anche per colpa tua. Ci dirai tu, soltanto 10 partite in cui sei da titolare rispetto alle 32 presenze dello scorso anno. Che cosa è successo? C'è molta rivalità, i tuoi colleghi di reparto sono anche cresciuti, mi riferisco a Gravione soprattutto. No, vabbè, io credo che comunque quando c'è tanta concorrenza sia un bene per la squadra, perché significa che la squadra ha un potenziale veramente forte. Io comunque spero di giocare di più, però non mi abbatto, perché comunque so che il mister dà la possibilità a tutti e quindi cercherò di allenarmi al massimo per farmi trovare pronto quando ci sarà l'occasione, diciamo così. E poi sì, c'è stata una crescita per i miei compagni, diciamo che comunque Gravion è un giocatore di altra categoria, perché lo sta dimostrando, io l'avevo sempre detto già dall'anno scorso. È molto giovane, molto forte, quindi spero che arriverà presto a giocare in Serie A. E per il bene comunque della squadra, diciamo che siamo tutti a disposizione. Scognamile è stato fuori tante partite come lo sto stando io, quindi è un bene per la squadra, diciamo questo così. C'è un potenziale molto forte e comunque spero di giocare il più possibile. Poi tra l'altro parlavi di Gravion, giustamente avete formato anche voi, tu e lui, insomma, una coppia molto ben affiatata, però ecco, nessun pensiero particolare, no? Visto che il mercato è aperto. No, nessun pensiero particolare. La domanda è doverosa, eh? Senti Marco, parlando invece della Cremonese, vabbè, è una squadra sicuramente attrezzata per obiettivi importanti, è un po' in difficoltà anche se viene da un 4-0 perentorio col Perugia prima della sosta, dopo 3 sconfitte di fila in trasferta, solo 4 pareggi, altrettante sconfitte, mai vittoriosa la formazione di Massimo Rastelli, facciamo da subito i debiti scongiuri. Ma io credo che ogni partita sia a sé, quindi può succedere di tutto, io spero che continui questo trend per la Cremonese e che portiamo a casa i punti che ci servono. Però insomma gettate la maschera, sì, perché ormai ci siamo. Gettiamo la maschera, noi ci speriamo fino alla fine, diciamo che comunque dopo l'anno scorso che è stato molto difficile, quest'anno è partito molto bene, speriamo di arrivare fino in fondo, diciamo che comunque da qui a fine campionato, diciamo, c'è un'altra parte di campionato che comincia da zero, però noi comunque vogliamo arrivare fino alla fine e far felice i nostri tifosi. Grazie a Marco Perrotta, buon allenamento e in bocca al lupo per la seconda parte del campionato. Carmine, ti dicevo del mercato, non ci sono grandi novità. Tumminello piace la destinazione Pescara. Abbiamo parlato proprio poco prima di andare in onda con il suo agente Sandro Martone, dunque la destinazione è assolutamente gradita. Il Pescara è sul giocatore, c'è anche il Lecce, qualche valutazione in realtà da parte di Tumminello, classe 98, ripetiamo, di proprietà dell'Atalanta, ex Crotone, cresciuto nella Roma, Roma che però mantiene un diritto di recompra su questo giocatore. Tumminello sta facendo le valutazioni perché Pillon difficilmente cambierà sistema di gioco, con Mancuso riferimento centrale, ed è giusto che sia così, è logico. Il Pescara ha 32 punti, è secondo in classifica, Mancuso il valore aggiunto ha fatto 12 gol e quindi correrebbe
il rischio in teoria di giocare poco. Vedremo quello che succederà. Comunque a Tumminello piace la destinazione Pescara e questo, se vogliamo, è un elemento in più rispetto a quello che già si sapeva. È tutto dal Poggio degli Ulivi, la linea può tornare a